È qua dentro. Siamo proprio contenti, ha detto. Diglielo, ha detto. Diglielo, il diritto è. Allora, devo ricominciare da capo. Vai, sentiamo. Allora, andiamo un po' a Nali, qual era. Questa signora lei ci ha scritto. Grazie e ringrazio anche tutti i compagni di Caccia Fotografica. Per me è sempre un grande piacere poter accogliere persone che amano la natura e la fotografia. Superfluo dire che sono particolarmente innamorata di questo luogo dal nome quasi impronunciabile, Caccia Fotografica, ma è bello da morire. Tutte le persone che hanno la sensibilità per amare il suo scrigno di utenti a Maremma sono le benvenute alla Casa Rossa. Grazie ancora a tutti voi. Ok, allora aspetto un grande piacere di poter condividere i vostri splendidi scatti. Ciao. Io ci torneremo. Perché la persona di cui essere anch'io. Poi si potrebbe rifare a metà febbraio. No, troppo presto. Poi io riapro dalle ferie. E quanti due anni faremo qua troppe ossa? Cosa devo fare? Tanto bisogna svegliarsi per presto. No. Io posso fare tutte le labbra e tutti i tramonti. Se sono per me mi sveglio tutte presto. Tutte le labbra e tutti i tramonti. Se sono per me mi sveglio. Io siamo da montagna, in montagna. Andiamo a fare la fotografia e si sveglia. Io montagna la mattina. Io sarei andato anche lì, però te, se a mezzogiorno devi lasciare, poi vieni qua su e fai gli impasti. E fai, no, ma gli impasti fanno un altro, diventano stress. No. Se sono libero allora posso stare anche tutto il giorno, ma se so di dove faccio andare al lavoro io guardo una cosa. Siamo quello lì che è venuto a mezzo ad una lavoria. Io poi ho lasciato la pizza. Sempre che ce l'ha su mamma. Ormai sarà per la prossima volta che venga a mangiare. L'hai lasciata. Non ci ho pensato. Quello è dopo la cosa. Me ne sono ricordato quando ero a San Vincenzo. Sì. Poi quello sfondo bianco lì. Tutti uguali. Io ma bianca. Poi aspetta, guarda, lì c'è anche l'ombra. Qua c'è sempre. La frolla. Allora, l'altra volta eravamo arrivati più o meno, mi aspettate, finisco di fare lavoretto, non ve lo sto a spiegare, tanto avete già visto. I filmati poi me l'ha chiesto Marco, poi quando ce l'hai. Certo. Allora, facciamo. Allora. Che facciamo? Ti segue Matteo o lo apri? Allora no, intanto sì, io ho da rifare quel pezzo di video che manca perché mi sarà bloccato pesantemente il Mac, finché devo arrivare a fare la selezione della prima parte, se vi ricordate bene. Ah, si salva. Allora, facciamolo qui che è venuto un po' meglio. Vi ricordate avevo fatto due selezioni, no? Cioè prima ho selezionato l'albero e la chioma, poi per ritrovare la zona di sopra, che sarebbe questo caos qui. Ora questo giro mi è venuta un po' meglio l'intervallo colori, però ora la tengo un pochino più larga per fare le finiture. Poi vi ricordate avevo usato la correzione selettiva dei colori per cambiare i colori e creare dei contrasti per creare poi una selezione alla chioma. Questo ve lo ricordate questo, che eravamo arrivati più o meno lì. Ora mi è venuto un po' meglio questo giro. Fino a qui ci siete tutti? Allora, praticamente ho fatto selezione, intervallo colori e sono andato a selezionare il campione. Poi sono andato su più e sono andato sul busto. Ora qui ha esagerato, sicché mi sono cercato una via di mezzo. Vediamo un po', si prende anche questo si toglie, e volendo posso provare a vedere se riesco a fare qualcosa del genere anche così senza. Non
non è proprio facile farlo con questo. Comunque, avevo la prima maschera, l'ho fatta così. La prima maschera l'ho fatta a intervallo colori, lasciando un pezzo di fogliame della parte dietro, no? Ora praticamente, infatti, si vede la linea di separazione dell'albero, della chioma dell'albero al prato. Ora, che è questa zona qui, io ho preso questo e gli altri alberi dietro. Per creare una selezione, guardate, se mi si ripianta lo spacco, era andato su le regolazioni, le correzioni di regolazione dei livelli, era andato su correzione colore selettiva, in modo da intervenire in queste zone, in queste due zone, per creare contrasto. Ora, intanto aumento il giallo, poi aumento il nero, che sarebbe il contrasto, poi ne faccio un altro, perché lo faccio sempre sul giallo, gli aumento il giallo e gli aumento il contrasto. Vediamo se si riesce in questa maniera a fare un intervallo colori su questa zona qui. Bisognerebbe farlo, fare una zona bianchetta. Comunque, proviamo, vediamo cosa succede. Intervallo colori, tolgo l'anteprima della selezione, uso il contagocce e vado qui. Poi mi guardo la anteprima, e questa è l'anteprima della maschera che ho fatto. Proviamo a dargli un pochino di più. Devo lavorare un altro pochino qui dietro. Allora, si potrebbe fare una cosa. Io gli dico tonalità saturazione e gli dico di farlo in bianco e nero. A questo punto prendo il pennello, guardate le maschere, no? Nero, bianco. Sicché io vado, lo faccio sfumato, non viene perfetta in questa maniera, però per farvi capire, ora qui diciamo fino a vediamo a questo punto se riesco a fare una selezione, tanto qui ce l'ho di già, non mi interessa, però ci siamo, la faccio, perché io posso fare benissimo un contorno di selezione in questo modo. La chiudo, faccio una forma chiusa, poi posso usare la bacchetta magica, selezionare all'interno, se io ho 32 forse è meglio, selezionare all'interno e chiudere la selezione, però questo, vedi, diventa tutto giallo, a parte quello che ho selezionato, perché me l'ha fatto sulla maschera. Allora, se io vado qui e poi vado qui, no, devo andare in maschera veloce, portate pazienza, Q, vediamo un po', maschera veloce, e cambiamo, fatevo un tumbarbetto, da allora, pennello, questo, chiudo la forma. Bene, a questo punto ho fatto una maschera, ho isolato tutto le non mi serve lasciando l'albero. Ora seleziono la correzione. Sì, la posso fare in bezza, però ci devo tornare con intervallo colori. Intervallo colori. Sì, lo potevo fare anche prima, però vedi c'era il verde, cioè se io facevo la selezione di prima mi prendeva anche questa zona qui, no? Cosa ho fatto ora? Ho creato
un contrasto forte tra quello che mi serve e quello. Come che mai non... col nero poi ti ha preso soltanto quello che ti serve per applicare? Perché ho applicato una maschera a livello di tonalità e saturazione. Chiaro? Quando ti hai una maschera collegata a una correzione, è come se tu la vuoi in una maschera, perché il nero serve per coprire e il bianco per cancellare. Perché però ti prende soltanto quello primo piano o ti prende quella tonalità lì? Allora, in primo piano te lo prende se c'è il pennello, perché potrei usare il pennello e avere il bianco e usarlo come gomma, oppure lo scambio e c'ho il nero. Ora parte solo in maschera veloce. Ora ero sul livello sbagliato, vedi? Cioè, se io pigio X e vado nella cancella, ma sono sulla maschera, vedi? Sì, che ho fatto un livello bianco, cioè lo sfondo bianco e nero, isolando questi colori. Ora sono sulla foto originale e gli faccio un intervallo colori, selezionando il canale, sperando di riuscire a fare qualcosa di un pochino, vedi? Mi prende qualche cosellina, vedi? Guarda già. Troppo. Allora. Quello pennello va là. Perfetto. Allora, diciamo così. Ora, la zona sotto la fine del prato non mi interessa, a me mi interessa la zona sopra. E come vedete c'è dello spot, però è netto, vedi, ora è netto, cioè non ci sono delle zone troppo rosse in cima, cioè ai bordi delle foglie, chiaro? C'è Daniele, torna? O c'è qualcuno che non torna? No, si è fatto dei passaggi che... dei passaggi in più o comunque che non servivano. Cioè alla fine questa autoguida facevi tranquillamente senza fare, bastava fare la tonalità di alterazione e provare a spennellare sopra l'albero. No, non è la solita cosa, perché se spennello sopra l'albero non mi viene precisa in questa maniera, perché se io spennello sopra l'albero poi vedi anche il resto che è dietro. E cosa dà la precisione? La precisione me la dà l'intervallo colori, perché... Allora, facciamo una cosa, fammelo finire. Vabbè. Finisco questo. Me l'hai chiesto io? Sì, no. Allora, vedi qui come sono le spennellate. Io ho fatto un intervallo colori sulla chioma dell'albero, chiaro? Questa è la selezione che ho fatto col pennello. E come vedi, cioè, i rami non sono selezionati in maniera precisa. Sono selezionati perché ci ho passato la spennellata, sicché è tutto fatto col pennello, chiaro? Comunque la selezione dalla fine del prato in giù ce l'ho già perfetta, che combacia con il busto e parte delle foglie e dei rami. Ma sono due tonalità diverse. Perfetto. Allora, però per farlo sopra ho fatto tutto un bianco e nero, ho fatto una maschera in modo che rimanesse a colori l'albero, chiaro? Per creare contrasto tra quello che voglio scontornare e quello che crea disturbo, cioè gli alberi dietro, perché hanno un tono molto simile. Con l'intervallo colore che ho fatto mi ha creato questa maschera, vedi? Vedi qui, è preciso? Ora, cosa devo fare io? Devo ripulire la maschera e renderla unita, senza andare a toccare queste zone qui, vedi? Torna. Okay. Perché se faccio il pennello questo non viene così, è chiaro questo punto? Okay. Allora, salviamo la maschera è questa. Beh, ora si va su, maschera veloce, cominciamo a togliere la roba che non serve. Allora, uso la gomma, pigioè, prendo un pennello di veli abbastanza grossi e levo quello che non mi serve.
cercherò di fare la più precisa possibile, ma mettendo il punto lo spazio. Ora praticamente sto eliminando le impurità dell'intervallo colore, perché da canali non potevo fare il giochino se fatto la volta prima, no? Utilizzare un canale, contrastarlo, cioè dovevo selezionare un colore. Ora devo prima qui, meglio un pezzo, tanto non mi serve. Allora. Diciamo che così va quasi bene. Qui anche se non c'è uguale. A questo punto, vedi, ho ripulito la maschera, ho la selezione della chioma. Ora la devo riempire tutta di rosso. Che prendo il pennello, controllo che sia nero e vado a riempire le zone bucate, stando attento a non andare fuori da queste dalle macchioline delle piante. Si vede per il fondo dietro? Ora si guarda, perché allora, tanto arrivo fino a lì, tanto il resto ce l'ho. Allora, naturalmente tra un ramo e un altro lo sfondo si appare un pochino, è normale, perché dovrei andarci ancora più di fino. Faccio una cosa di fino in quel modo, sicuramente riesco a farvela vedere, ma non da qui all'11, chiaro? Sicché ora a me mi interessa la chioma, perché tra un ramoscello e un altro si intravede qualcosa. Vabbè, adesso tappo anche questo, tanto non mi serve, perché la parte di sotto l'ho fatta prima mentre voi parlavate, perché l'altra volta mi si è piantato il video in questo momento. Allora, a questo punto io ho la selezione, vedi? Ora per esempio qui, vedi, qui un pochino si vede, qui bisognerebbe interagire un pochino con qualche pennello, cioè si può andare anche con lazzo, ci si va con lazzo, pigio il tasto Alt e mi faccio una selezione intorno a questo essere pignoli, diciamo essere precisi. E poi la tasto, perché non ho invertito la selezione. Quindi per garbata? Dove si fa? Con la selezione si chiama? Con l'altro? Mi sto allenando. Visto il cavolo? Fatto anche con l'altro. Chiaro? Vai. Bene. Allora, questo lavoro andrebbe fatto anche qui, anche qui, anche qui. Però il mio scopo non è farvi arrivare cioè lo scontorno perfetto ci arrivate con queste tecniche. Poi con tutta calma puoi sperimentare queste cose e portarle a un livello tecnico eccelso, Daniele. Ti ripeto, mi ci posso mettere ora, però si fa tardi. Allora, salvo il canale. Quindi non sono andato proprio pulito, però lasciamo perdere. Questi sono i rimasugli di questa selezione. Questa è l'originale. Questa è la macchia che ho fatto creando questo livello, cioè questa maschera lì. Sull'ultimo, sì, questo. Potresti fare contrasto? Certo, se faccio il controllo lo elimino, certo. E poi sì, lo può fare. Certo. Bisogna stare attenti a non andare troppo a mangiare. Forse c'è qualcosa attivo. Però lo puoi fare. Fare la luminosità in modo. Certo, sì, sì, perché vedi. Per dirti, comunque io di canali buoni ho questo, no, dov'è? Questo, che andava già abbastanza bene, e poi ho questo. Come vedete mancava un po' di roba. A questo punto, allora, cosa ho fatto io?
Allora, intanto ho deselezionato l'immagine di tutte e quattro canali, perché se vado in RGB, in maschera veloce, allora, ve lo faccio vedere con le selezioni. Questo lo levo, questo non mi serve più. Allora, questa è l'ultima selezione che ho fatto. Se io tengo premuto il tasto Shift e Control, faccio una somma tra selezioni, sicché tenendo premuto CTRL più SHIFT su un canale secondario da aggiungere alla selezione esistente, mi fa una somma che è questa. Ora me la fa così perché non è invertita, c'ho il problema che l'ultima volta le maschere va invertito. Comunque, allora facciamo una, invertiamo questa, torniamo qui. Facciamo così, questo più questo, allora, questo, infatti è girata, questo va invertita, va disarmata, potete fare senza se, infatti se posso cancellare, questa non serve più, conserve questa che non è invertita, allora, questa però posso cancellare. Allora, ho due maschere, una devo fare meno a questo punto perché ce l'ho all'incontrario, più madonna come sto dire, allora questo più questo me lo so tirare, allora aspettate. Dov'è? Questo non è, questo non è, non mi ricordo più il tasto del Mac, eccolo qua. Ctrl Alt, fa una sottrazione, allora. 1, questo è quello che contiene invertita. Adesso, così. 2. Uno, due, oh. 3, allora, 4, allora se dico questa la tolgo, per esempio qui c'è il platino che andrebbe eliminato, il discorso si faceva prima, però si può risolvere anche ora, non è un problema. Allora, diciamo che se guardate i contorni, non sono perfetti, ve l'ho detto anche prima, questa non è un'operazione da metterci 5-10 minuti, anche lì guarda, si sistema. Ora facciamo una bella cosa, io lo separo dallo sfondo e si vedono i difetti. Intanto il platino è da sistemare, sicché il platino è da sistemare, infatti c'è della roba. Maschera veloce, premo E che sta per gomma, elimino quello che gli sta intorno. Ora in questo caso, perché ho preso come soggetto lui, lo voglio isolare, ma bisognerebbe fare una cosa un po' più meno aggressiva. Vediamo un po'. Qui. Questo si fa così. Sto alternando il tasto Q, in modo da vedere la maschera veloce per correggerla e per passare dalla selezione alla maschera veloce. Allora, a questo punto ho la selezione, CTRL J, nascondo lo sfondo, ora metto uno sfondo colorato. Allora, qui si vedono i problemi dello sfondo, come vi si intravede il platino. Comunque, diciamo che, a parte le piccole imperfezioni dovute a una mia pigrizia per non allungare tantissimo questo, diciamo, tutorial, questo per farvi capire che da questa base io posso riutilizzare intervallo colori, selezionare queste zone che sono all'interno
Vedete? Allora, ok, faccio un altro canale e a questo punto regolazione, nudità, contrasto, contrasto, luminosità, ora ci vado di curve. Poi ci vado di pennello, come l'ultima volta. Siamo qui, ci siamo? Insomma, Allora, elimino quello che non mi serve e mi tengo le zone noiose che sono nel mezzo ai rami. Elimino questo, elimino questo. Se io premo control, allora guardiamo i dettagli. Allora, non è proprio perfetta. Allora, in questi casi interviene una funzione utile che è selezione. Guarda, come vedete, se è invertita? No, non è invertita. Selezione, modifica, a parte il miglior bordo, io voglio far vedere la funzione espandi un pixel e lui allarga. A questo punto posso fare allarga, si è visto da fatto, questo è interessante. Allora, modifica, ripristina e espande di un pixel la selezione. Purtroppo in questi casi, cioè qui puoi usare miglior a bordo quando è finito tutto per eliminare questi difetti con la decontaminazione. La decontaminazione è una funzione che elimina una dominante sulla selezione che hai selezionato. Esempio, sul chroma key, se te fai punti di fare un oggetto su un chroma key, sul telo verde, probabilmente hai delle dominanti sul ritratto, su capelli, che è verdognolo. La decontaminazione di miglior a bordo elimina questo artefatto. Artefatto, con te, pazienza. Comunque, a questo punto, diciamo che con il canale sono riuscito a eliminare quello che mi interessava. Sicché posso benissimo cancellare. Chiaro? Come vedete ho espanso sì un po' la selezione. Qualcosa è rimasto, qualcosa no. Qui invece è rimasto diversa roba. E questo si risolve in due modi. O si contrae la selezione, cioè io carico la selezione. E siamo qui. Il contrario di espandi. Bravo. Il contrario di espandi. Un pixel. Gli dai un pixel. In meno. Però. In meno, bravo. E poi ripeto quello che già. Sì. Appena mi restituisce il mouse. Mi si è ingigantito. Mi si è ingigantito. Appena mi rende da modo. Questo non mi interessava. Sì, è impazzito il Mac, questo Mac sì, no, stai fermo, è impazzito. Allora, si parlava del contrai, selezione, modifica, contrai, 1, chiaro? E poi gli applico una maschera a livello. Naturalmente lo fa su tutto, qui purtroppo, però se ho fatto una maschera sul livello, vado sul livello, prendo la mia gomma e ripristino i buchi che mi ha fatto. Bravo, io ci vado a occhio, Però qui non è bellissimo da vedere. Poi per essere ancora più signori, si basta il tronco, prima sul tronco. Quel verde glielo puoi levare come faccio la gomma. Allora, quel verde, no, vi faccio vedere questa. Allora, sul verde usiamo il famoso selezione miglior a bordo. Se vi dico decontaminazione colori, fattore V, vedete? Guardate i colori,
Decontaminatori. Ora, questo non me l'ha caricato perché non, nella selezione. Quindi sei andato a livello a bordo dalla selezione? Allora, aspetta. Torniamo un passettino indietro. Nella selezione non ho caricato questo. Ora ce l'ho completa, perché a questo punto sono sulla maschera, faccio così, faccio no, con il bianco. Torno sulla cioè sulla foto originale, bene. Seleziono, migliora bordo, okay. Ingrandisco, decontamina colori, fattore, chiaro? Sì. Poi, output in nuovo livello, con maschera di livello, va bene. Volendo posso interagire sugli altri valori del migliore a bordo. Ora io ho un po' di raggio che fa altro che attenuare i bordi e fa questo effetto qui. Allora, questo è anche questo, siamo lì con i discorsi, quindi è